Ciao a tutti, anime, bentornati su Quinta Dimensione Letture. Un saluto a tutti quanti, grazie di essere sempre qua affezionati. Saluto tutte le anime iscritte da tanto, tutti gli abbonati che sostengono il canale, tutte le persone che sono sempre qua. Davvero grazie infinite a tutti quanti. Se sei nuova o nuovo, benvenuta o benvenuto. Rinnova tutti l'invito a iscriversi al canale e attivare la campanellina, cliccando poi su tutte. Allora, care anime, qui vedete la tovaglietta che è tovaglietta meditazione, una degli accessori, insomma, vari che creo io per me principalmente. Poi chi vuole le può acquistare. Nella descrizione del video trovate comunque i tempi delle letture che faremo oggi. Poi vi spiego cos'è, che mi è stato richiesto molto questo tipo di video. Poi trovate anche tutti i link per acquistare le tovagliette, acquistare gli oracoli che userò, che vedrete che userò questi oracoli, i miei che ho creato io. Poi se volete fare un consulto privato c'è quintadimensionaletture.it, comunque c'è anche il link nella descrizione del video, scendete qua sotto e aprite tutta la descrizione del video. Chi vuole fare consulenze private, percorsi importanti di crescita individuali, trattamenti energetici vari, vada direttamente sul sito, può acquistare quello che interessa e poi si prende un appuntamento. Se non trovi qualcosa, cara anima, me lo dici, me lo scrivi. C'è l'email là pronta che puoi direttamente già mandare e mi chiedi, diciamo, esponi la tua situazione e poi vediamo se si può trattare appunto la tua situazione, perché non è detto. Allora, sempre su quintadimensionaletture.it c'è la parte di lettura, mi raccomando, soprattutto a tutti quelli che sono in crescita, perché lì è un bene andare ad approfondire. Ci sono notizie, comunicazioni, aggiornamenti importanti a livello planetario, canalizzazioni tradotte, insomma, tante belle cose che, diciamo, danno ancora più supporto anche a questi video. Diciamo, questo lavoro inizia qua su YouTube e prosegue proprio sul mio sito. Allora, oggi faremo principalmente la lettura dei kami, degli yokai. Cosa sono? Sono degli oracoli, diciamo, rivolti alle divinità giapponesi. Tantissime, ultimamente tante persone dicono: Aura mi piace tanto, ci dava proprio delle sonate pazzesche, precisione pazzesca, verità. Quindi ve lo faccio volentieri, anzi, fatemelo sapere, insomma, se c'è un video preferito, qualcosa, che ogni tanto almeno tiro fuori anche le altre cose. Allora, quindi questo è il principale, proprio l'oracolo dei kami degli yokai, su questa divinità appunto degli spiriti giapponesi. Poi metteremo anche qualcos'altro che devi sapere, perché qua il titolo è proprio cosa devi sapere, quindi la coerenza deve rimanere, non è che c'è un titolo poi si va a finire tutto altro. Quindi vediamo proprio qualcosa di imminente, ovviamente, che devi sapere in questo momento. Ricordo, il video è sempre valido, non scade, non invecchia. Se te lo ripropone YouTube fra 2 anni, guardalo. Perché tante anche questo mi dicono, ci sono dei video che YouTube ripropone del mio canale che sono già di 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa, li guardano e trovano la risposta. Perché questo? La sincronicità è perfetta, cara anima. La sincronicità divina non sbaglia mai. Magari è un video che già avevi scelto, ma siccome non ti ricordi più, magari lo riascolti ed è come fosse la prima volta, oppure magari ti ricordavi, scegli un'altra, diciamo, lettura, un altro testimone, un altro colore, no? Quindi, allora, messaggio ricevuto, diciamo, andiamo. Prima lettura la faremo alla coccinella azzurra. Seconda lettura, coccinella arancione. Terza lettura, coccinella bianca. Prendiamo subito l'oracolo, eccolo qua, dei kami degli yokai, lo mettiamo subito. Cosa c'è adesso da sapere? Qui e ora, nel momento in cui la persona ascolterà questo video. Ricordo sempre valido. Coccinella azzurra, arancione, bianca. Principale, eccolo qua. Poi ve lo faccio al momento l'altro, cioè le altre carte. Ve le farò al momento della lettura che sceglierete. Intanto un bel respiro, concentriamoci, vediamo un po' di farci indicare, mio angelo, universo, mie guide, dov'è quello che devo sapere? Qui non mi arriva un limite. Certo, sentirle tutte, per carità, però ricordati che è un collettivo, quindi quello che non è per te è per qualcun altro. Fai comunque almeno una scelta o massimo due, secondo me. Poi segui il tuo istinto. Un bel respiro. Ok,
Coccinella azzurra e poi mettiamo altre carte dopo. Vediamo intanto il messaggio principale. Benvenuta o benvenuto, cara anima, vediamo allora qual è questo messaggio molto importante, qualcosa di proprio che devi sapere adesso. Attenzione perché poi c'è la parte della lettura che la devo leggere, insomma, bisogna stare ben all'ascolto. Qua questo è un canale di studio, lo sapete, di profondità. Qui non si ascolta così. Bisogna, volendo, anche prendere nota come fanno già in tanti. Vediamo, partiamo Coccinella Azzurra, lettura numero 1, Amameagi. Perdono se qualcuno sa il giapponese, poi sente la pronuncia mia, chiedo scusa, ma questa è. Allora, a noi interessa altra cosa, non tanto la pronuncia, eh. Vediamo un po' chi è questo qua, che c'ha questa maschera, insomma, vediamo. Ogni anno, 3 Amameagi, 3 di questi, visitano i villaggi delle regioni innevate e fanno il giro di tutte le case. Vengono accolti calorosamente dagli abitanti, che offrono loro del sakè e promettono di lavorare sodo nel nuovo anno. Queste entità offrono inoltre un valido supporto ai genitori nell'educazione dei figli, poiché il loro unico compito è quello di spaventare i pigri. Ecco, vedete come inganna, no? Magari uno quando lo vede si prende un colpo perché dice: "Mamma mia, aiuto! Ci abbiamo il diavolo qua." Invece no, i pigri. Infatti, chi non si darà abbastanza da fare nel corso dell'anno vedrà apparire sui propri piedi il marchio della flemma, i duroni. Gli Amamehagi provvederanno a strappare queste escrescenze per punire i più indolenti e spronarli a reagire. Quindi, no, questo già ti fa capire, eh? Spronare, agire. Basta procrastinare, girare a vuoto, trovare scuse per non agire. Eccolo il messaggio, eh? Non è più tempo di riflettere o attendere un segno per mettersi all'opera. Non c'è momento migliore di adesso per intraprendere i progetti che da tempo desiderate avviare. Non aspettate che qualcuno venga a distogliervi dal vostro torpore. Se temporeggiate troppo, potreste finire per mordervi le mani o i piedi. Qui mi piace anche questa frase: non aspettare che qualcuno venga a svegliarti, dal tuo torpore, della serie S. Se qualcuno mi chiama, se mi arriva il messaggio, se mi arriva il segno, però intanto il tempo passa. Quindi qua c'è sicuramente lo spronarti, cara anima, non rimandare più, dice che il momento migliore è adesso per fare qualcosa. Basta temporeggiare o aspettare chissà quale segnale, girare a vuoto, trovare scuse. Adesso dice che è il momento migliore per intraprendere i progetti che da tempo desideravi proprio avviare. Se no, poi dice qua, attenzione all'avvertimento, ti morderai le mani e i piedi per non averlo fatto. Beh, vedete che sono pazzeschi questi, questi oracoli, mamma mia, ti dà proprio come uno spadaccino, ti fa za, za. Così, eh? Ma così bisogna essere, perché con tanti o vai diretto o non vai. Vediamo un po' un altro messaggio. Cosa c'è da sapere adesso per l'anima che ha scelto la lettura numero 1? Coccinella azzurra. Chi c'è? Allora, qui ci sono dei semi che sono stati piantati bene, cara anima, brava. Per qualcuno potrebbe esserci anche un temporaneo fermo su qualcosa nell'azione. Infatti, vedi, qualcuno che si è fermato dall'azione, eccolo qua. E ti dice anche che sei preoccupato inutilmente qua. Allora, intanto la cosa più importante, muoviti, perché qua un temporaneo stallo, una temporanea pausa, di qua lo stesso, non fermarti. Devi andare. Tra l'altro, preoccupazione che non è necessaria, quindi un altro sprono ancora per buttarti, per fare, perché già 2 carte su 2 più o meno ci siamo. Perché questa cosa? Perché hai piantato bene i semi. Bene, hai piantato bene i semi. Adesso prendili questi semi. Vedi un po' cosa hai piantato? Basta con la paura. Vediamone un'altra. Qui ci sono anche progetti di soldi, perché vedo molte carte di elemento terra collegate ai denari. Allora, prendere il tempo per quelli che sono attorno a te. Un approccio sensibile alle cose e con le persone.
Allora, fare tutto quanto in un modo molto, diciamo, comprensibile, cioè anche la chiarezza, no? Cioè fare le cose chiare, limpide, farle bene, no? Quindi qui ce l'hai la capacità, cara anima. Qui c'è venuta anche la regina di terra, no? Cioè, qua ce l'hai le capacità. Sai prendere le decisioni, persona saggia che potrebbe gestire il denaro, potrebbe gestire la casa, gestisce tutto lei. Va bene, anche se sei un uomo, eh? Quindi qui c'è qualcosa sicuramente proprio anche sui soldi, su questioni di questo tipo. Proseguiamo, vediamo un altro messaggio ancora. Da qualche essere altissimo. Cos'è che deve sapere la lettura numero uno? Qui e ora. La lettura numero uno, qui e ora. Cos'è che deve sapere? Qui e ora. Chi c'è? Horus. Qui c'è proprio il portale cosmico. Guardate che un po', care anime, qua qualcuno con l'Egitto anche, Fiamma dell'Ascensione, Serapis Bey. Allora, i tuoi pensieri sono magnetici, sono anche potenti. Cambiamenti miracolosi stanno per accadere. Cioè io non lo so ancora cosa vi devono dire qua, lettura numero uno. L'unico neo qua è che ho la paura, o chiamala come vuoi, non lo so, però ci siamo un po' fermati. E qui non va bene, non dobbiamo fermarci, dobbiamo proseguire, dobbiamo continuare, perché ce la puoi fare, anzi te lo dicono proprio loro. Qui ci sono anche dei portali che si aprono, i pensieri che sono molto anche potenti, quindi è anche potere di manifestazione, che non è da tutti. Potenza manifestatrice, cioè vedi di pensare bene perché puoi anche manifestare abbastanza velocemente. E ci sono dei cambiamenti miracolosi che stanno per arrivare, bellissima. Cioè io non so che altro, come lo devono dire, in che lingua, non lo so. Vediamo qua, allora. Vediamo un po' questo qui che è caduto, poi ne prendo un altro io. Coccinella azzurra. Cos'è che deve sapere adesso? Uno e due. Uno si è girato da solo e cos'era? Un rimborso risarcimento. Il denaro che aspettavi è in arrivo, questa è una cosa che devi sapere. La seconda è nessun evento significativo, per il momento nulla di nuovo, quindi continui così, questo è un evento che accade, per il resto c'è ancora un po' da lavorarci, mi raccomando di mettere in pratica. Da quando tu senti questo video, diciamo, il tempo non è molto lontano, quindi anche perché non esiste il tempo-spazio, perciò da quando lo senti di solito, ma il tempo mi raccomando non prendetelo con le pinze, di solito 2-3 mesi per far avverare qualcosa che si vede qua, chi immediatamente, chi dopo 2-3 mesi, chi a metà. Dipende, ok? Per alcuni ci sono delle cose, per altri altre. Ovviamente non può essere per tutti, lo ricordo, perché non è un consulto privato basato su una persona precisa. Qui è per tutti. Se ti risuona, bene. Oppure prova magari anche ad ascoltare, cara anima, un'altra coccinella, magari. Va bene? Mi raccomando, per alcuni c'è questo rimborso, per altri no, ovviamente, per tutti no. Però mi raccomando, qui la cosa principale era questa parte qua. Sulle energie, qui ti devi buttare, qui ti devi buttare, devi andare adesso o mai più, è il momento migliore. Guardate che questi qui hanno un potere proprio di manifestazione, sono molto potenti. Ok, guardatelo bene, sono molto potenti a livello di energia. Se ve l'hanno detto è perché lo dovete fare, chiaro, libero arbitrio, per carità di Dio, però uomo avvisato è mezzo salvato, lo sapete. Questo era quanto, care anime, poi ovviamente commentate, mi raccomando, fatemi sapere sotto, lasciatemi anche un like al video, iscrivetevi anche al canale, io vado avanti. Lettura numero 2, che ha scelto la coccinella arancione. Vediamo intanto il nostro bellissimo oracolo, molto potente, diretto, preciso, zac. Vediamo, poi mi devi ascoltare bene, prendere nota, perché qui c'è una spiegazione, una storia dietro e un messaggio sicuramente importantissimo. Veloce anche. Ricordo, questo video è un collettivo, se non senti tuo quello che sto dicendo, ascolta un'altra lettura magari, perché se non è per te è per altri e magari non hai preso quella giusta, anche se quasi tutti la prendono giusta, di solito. Comunque. Ok? E se te lo trovi fra 2 anni, riascoltalo magari, perché così funziona la sincronicità. Partiamo, lettura numero 2. Coccinella arancione, chi abbiamo? Cossode no te. Cossode no te. Guardate un po' questa dama qua, questa damigella, non lo so come dire. Che qui, mamma mia, ci sono due mani un po' tenebrose, una da qua, una da là. Che
che le prendono il collo. Però attenzione, perché abbiamo visto che non ci dobbiamo fermare mai alle immagini, perché di là pure c'era un'altra immagine così, invece era positiva, eh. Vediamo un po' questo Cossode, datemi il tempo un attimo di trovarlo, perché Cossode che cosa ci dice? Allora, intanto voi osservate i colori, osservate comunque il disegno, cosa vi può dire. Qui è un canale che bisogna comunque studiarci sopra, non lasciare nulla al caso. Allora, vediamo un po'. Cossode no te significa braccia nelle maniche del kimono. Braccia nelle maniche del kimono, così impariamo anche il giapponese. Esistono diverse leggende sui kimono infestati, ecco qua, infestati, attenzione. Questo capo d'abbigliamento costituisce per i giapponesi l'indumento tradizionale più importante ed è strettamente personale. Ciascuno si prende cura del proprio e quando è in cattivo stato si usa a rammendarlo. In rara occasione, specialmente per mancanza di soldi, era possibile vendere il proprio kimono o depositare presso un tempio quello di un defunto affinché venissero recitate delle preghiere in sua memoria. Allora i ricordi o il morto potevano impossessarsi dell'abito. Questo yokai, cioè questo qui, questo oracolo, può essere visto, ecco qua adesso ascoltiamo bene, o percepito come un paio di mani ghiacciate che fuoriescono dalle maniche di un kimono. Cosa si intende? Perché? Perché ti arriva questo messaggio? Qui vuole attirare la tua attenzione su uno o più oggetti posseduti. Ai ai ai. Ecco perché ti piace tanto. Perché qui si va talmente sul preciso e sullo specifico che è impressionante. Attenzione, uno o più oggetti qua sono stati lavorati di magia. Chi ve li ha regalati? Attenzione. Allora, ogni oggetto che sia comprato, recuperato, regalato, reca in sé numerosi ricordi. Alcune cose un tempo appartenute ad altri potrebbero essere impregnate del vissuto e degli ex proprietari. Concentratevi su oggetti che custodiscono una storia molto pesante. Non deve trattarsi necessariamente di abiti. L'oggetto in questione può assumere anche un'altra forma. Sta a voi sentire di quale si tratti, poiché dovreste riuscire a percepire un certo disagio avvicinandovi e toccandolo. Ecco qua, ti ha detto proprio anche il come, no? Se hai qualche idea o qualcosa, tu vai verso quell'oggetto, quella cosa che ti sta venendo in mente, e ti dice qua, se percepisci un certo disagio, sapete, no? Una cosa strana, un malessere, non lo so, una sensazione strana. Toccandolo o avvicinandoti, dice qua, è un elemento negativo o perturbante che in qualche modo influisce sul vostro ambiente e su di voi. Quindi questo è in casa. Per sbarazzarvi del suo influsso nefasto, a seconda della natura dell'oggetto, potete bruciarlo, se si può, seppellirlo o purificarlo, magari con del palo santo, sale grosso, no? Salvia bianca. Forse semplicemente questo oggetto non è destinato a voi. Magari, allora, tante volte magari ci sono le memorie vecchie, magari non è perché uno ve l'ha fatto a voi, no? Ci sono delle cose che passano di persona in persona, non è detto, no? Cioè, o l'avete trovato per caso, non era destinato a voi, e guarda tu che fortuna, l'avete preso proprio voi? Cioè, attenzione qua, sbarazzarsi. Come lo possiamo riconoscere? Questo dipende, te l'ha detto qua, ma dipende. Devi essere brava, cara anima, a capire dove senti questo disagio, di fronte a che cosa senti questo disagio. Potrebbe essere un abito o un oggetto. Basse energie. Non lo so, magari qualcosa che era già in una casa. Se hai acquistato una casa, magari c'era dentro già qualcosa. Comunque si possono ripulire tranquillamente gli oggetti o le cose, eh? Quindi. Cara anima, qui ti ha detto lo bruci, lo seppellisci, dipende, dipende che cos'è, se no lo fai in mille pezzi, lo butti proprio nei cassonetti, quelli che tritano, no? Che poi dopo quando passano quelli della nettezza urbana, questi qua che fanno le differenziate, li tritano poi loro. Cioè, in qualche modo devi riuscire a capire. Vediamo se viene fuori qualcos'altro. Avete visto che oracoli, eh? Una roba pazzesca. Allora, coccinella arancione. Numero 2. Cosa deve sapere la persona che ascolta? E
Esperienza della vita, qui abbiamo Camuel. C'è un significativo evento nella vostra vita. Una rivelazione molto potente che porterà un cambiamento sta per arrivare. Questa rivelazione è ora che tu, cara anima, dispieghi proprio le tue ali. Ah, che bella questa. Intanto c'è Camuel, amore, chakra del cuore, terzo raggio rosa. Quindi allora ci sono diverse cose che devi sapere adesso, dipende qual è per te, ricorda tutti è un collettivo, non è per tutti. Un evento significativo proprio della vita, cioè non una cosetta così, ha incontrato quello lì. Qui c'è un evento grosso, qualcosa che quando decidi quello poi ti cambia la vita. Una rivelazione che sta per arrivare, che porterà dei cambiamenti e ti dice che è ora che tu però dispieghi le tue ali, cara anima. Qui devi tirar fuori tutto il tuo potere. È chiaro? Perché sono molto chiari questi messaggi. Vediamone un altro. Coccinella arancione. Allora, buone notizie riguardo delle questioni finanziarie ed economiche. Allora, dice qua una nuova area potrebbe essere aperta, nel senso una nuova passione che vi arriva, appunto una nuova area, magari eravate, che ne so, un chimico, quell'altro poi si mette a fare il meccanico. Cioè qualcosa, una nuova area, qui ci dice anche fare qualcosa, avere voglia di fare qualcosa su qualche progetto, un cambiamento, avere voglia di novità, cambiare la propria posizione, no? Però sappi che ci sono buone notizie comunque a livello proprio anche economico e lavorativo. Economico, finanziario, lavorativo, magari qualcuno ha investito, qualcuno, non lo so, fa girare il denaro, qualcuno per il lavoro, cioè buone notizie comunque che ci sono per te, va bene? Allora, vediamo adesso ancora un paio di eventi. Lo devo fare prima i maestri. Allora, un attimo. Per la coccinella arancione. Uno, due, voglio andare in fila come ho fatto di là. Quindi vediamo prima il maestro. Coccinella arancione, lettura numero due, l'essere altissimo. Chi c'è qua che deve dire qualcosa? Cos'è che deve sapere chi ascolta? Cosa devi sapere? Adesso chi c'è? Lady Porzia. Oh, mamma mia, allora. Ordine divino. Sapete, qui se avete a che fare con le cose legali, ve lo dico subito perché non tutti conoscono la metafisica e i raggi, maestri ascesi. Lady Porzia è proprio del settimo raggio viola e ci porta alla giustizia. Chi ha problemi legali, incastrati, chi deve fare eredità? Cose di lasciti, diciamo che la giustizia divina può essere invocata per tutto, però se già c'è qualcosa di legale di mezzo, invocate Lady Porzia. Fare quello che si sente che è giusto, cioè ti dice qua tu fai quello che pensi che sia giusto, perché c'è una lezione importante, ti dice che viene presto scoperta. Io dico che qua probabilmente c'è un karma, cioè nel senso la dovevi passare questa situazione, questa cosa, la dovevi vivere in un certo senso. È una lezione molto importante che faceva parte del tuo cammino. Devi essere contenta, cara anima, perché fatta la lezione sei sempre un passetto più avanti, eh? Quando ci eliminiamo, no, dalla nostra vita delle lezioni, sapete che siete sempre più vicini alla luce. Vediamo qualche evento, un trasloco, cambio di casa, direttamente proprio cambio o preparativi e un cambio di lavoro. Quanti cambi ci abbiamo qua? Nuovo lavoro. Oppure il posto di lavoro è lo stesso, ma si cambia la mansione da ufficio A a ufficio B, da reparto A a reparto B. Per alcuni, ricordo che è un collettivo, eh. Cambio di casa direttamente per qualcuno, oppure semplicemente dei preparativi, cioè magari traslocate fra 6 mesi. Ok? Questo è quanto, cara anima. Lasciami un like al video se ti è piaciuto, riascolta bene i messaggi. Mi raccomando che questo qua è una cosa fantastica, eh. Ricordati, vai a guardare, queste cose qua. Allora, grazie mille cara anima, se ti è piaciuto questo video lasciami un like, iscriviti al canale e io vado avanti. Lettura numero 3, Coccinella bianca. Vediamo subitissimo il primo importantissimo messaggio, proprio di quelli che tagliano. Perché veramente mi è stato chiesto molto, è vero, lo faccio poco, lo farò di più. Perché dà molto diretto questo, eh.
Poi vi faccio altri messaggi, qualcosa che c'è da sapere adesso, proprio. Ovviamente quando trovi questo video va sempre bene, anche fra 2 anni, eh? E ricordati che se non ti corrisponde, ascolta magari un'altra lettura. Vediamo, scegli un'altra coccinella. Vediamo cosa c'è qua. Baku. Vediamo un po' questo qua che viene di notte. Questa dorme. E qua ci abbiamo questo essere. Baku. Cosa ci dice Baku? Allora, Baku è una creatura originaria della Cina, in realtà, non è giapponese, è della Cina. Allora, il suo aspetto può risultare inquietante, ha il corpo di una tigre ma massiccio come quello di un orso, mamma mia. Pelo maculato, coda che termina con un ciuffo, naso, proboscide di elefante. Tuttavia, non c'è nulla da temere in questo ibrido. Infatti, il suo compito è quello di visitare i sognatori durante la notte per nutrirsi dei loro incubi. Oh, questo vi viene a togliere gli incubi. Bella questa cosa. È una cosa. Quelli dice che può essere paragonato ad un acchiappasogni. Ecco qua. Ok? Inoltre divora gli spiriti responsabili delle malattie in caso di gravi epidemie. Ecco qua che questo qui ti sta proteggendo. Ascolta bene. Protegge, purifica da ogni fonte di turbamento per garantire riposo e tranquillità. Fa parte degli yokai che presiedono all'ordine e all'equilibrio del mondo. Ricorda anche l'importanza di non fidarsi delle apparenze. Per quanto possa sembrarvi ostile, una situazione potrebbe invece esservi favorevole o una persona desiderosa di aiutarvi. Pertanto, bisogna innescare una reazione entrando nel vivo dell'argomento o facendo appello a un aiuto necessario. Proprio come Baku viene invocato quando gli incubi o la malattia ci tormentano. Ecco, magari provate. Se avete un po' di malattia, quando state tanto giù, un periodo in cui sognate sempre male. D'altro canto, se fate spesso brutti sogni, le ragioni possono essere diverse. Potrebbe essere anche cibo pesante prima di andare a dormire, sonno sregolato, ansie, vibrazioni negative nel luogo deputato al riposo. Trovate la causa delle vostre notti agitate e fate in modo da eliminare i fastidi. Forse sarà necessario cambiare letto, rimuovere determinati oggetti dalla camera, purificare l'ambiente, modificare il vostro stile di vita. Ecco che vi sta dicendo anche come. Le soluzioni possono essere tante. Baku è lì anche per evidenziare un problema che state trascurando e invitarvi a dedicare del tempo a risolverlo. Allora, vedete quante informazioni? Intanto lo potete invocare, spirito Baku, caccia via questi sogni brutti. Qualche disturbo che c'è, qualche bassa energia nella mia stanza. Qui potrebbero essere tante le ragioni. Ovviamente se vi mangiate 5 portate alle 9 di sera, non è che c'è da chiamare Baku. Lì non dovete mangiare. No, della serie è. Non è che è tutto, cioè è anche opera nostra quello che accade. Non è che è sempre lo spirito, il demonio, questo, quell'altro. Siamo pure noi, no? Ecco, non ci facciamo il cervello. Ok, su questo. Però insomma, magari qualcuno deve apporre dei cambiamenti in camera da letto, attenzione, disposizione degli oggetti, mettete magari un po' di sale sotto il letto in una ciotolina, purificate molto con Palo Santo, poi aprite le finestre, per esempio, no? Togliere proprio qualche oggetto dalla camera se vi sentite. Qui sarebbe da ascoltare la lettura numero 1 qualcuno se vuole, perché c'è qualcosa di questo tipo. 2, scusate. La lettura numero 2. Allora, oppure anche, ecco, purificare l'ambiente e dice che questa carta qua, allora, non è solo per i sogni e queste cose qua, qui ti dice che c'è qualcosa, cioè una cosa che in questo momento è un problema, un blocco, un qualcosa nella tua vita che stai trascurando. Magari per la camera da letto di qualcuno all'ascolto, tutto a posto, eh. È quest'altro il messaggio. Cioè qui ecco perché dico, è un collettivo, vedete voi, non è personale. Magari qualcuno sta lasciando indietro qualcosa di importante, lascia stare là. E qui no, qui c'è anche un altro messaggio che devi sapere, molto importante, cara anima, che tu stai trascurando qualcosa e ti devi muovere. Anche questo c'è. Vedete quante volte l'apparenza inganna? Uno di per lì, no? Dice, oddio, chi è? E invece, va bene, mi raccomando, vedete un po' in camera da letto. Ovviamente non tutti, ma una buona parte. Vediamo un po' qua. Lettura numero 3, coccinella bianca, cosa deve sapere adesso?
Allora, vediamo. Le paure, molte, tante, dice qua, circa il denaro, e queste le dobbiamo togliere però, se no l'abbondanza non la sblocchiamo. La saggezza di accettare anche aiuto dagli altri, se serve. Quindi, allora, qui c'è qualcosa di, non voglio dire di male, però qualcosa di autoimposto da voi stessi. Qualcosa che vi fate e non va bene che ve lo fate, qualcosa del genere, mi dice, sto traducendo proprio in tempo reale, eh. Allora, però la cosa che mi colpisce molto, secondo me, il messaggio proprio, perché è un 5 di terra comunque, è la povertà, è la miseria in un certo senso, no? Qui siamo arrivati troppo in basso, qui dovevamo lavorarci prima con queste energie. Dovevamo sbloccare col decreto di Raziel, magari, o con il decreto dell'abbondanza. C'è qualcosa con i soldi qui, le paure che riguardano soldi. E ti dice qua che tu devi essere saggia, cara anima, qui se c'è da chiedere aiuto, lo devi chiedere, ti dice. Chiedere aiuto, perché non lo chiedi? Come la sblocchiamo questa cosa? Chi ha seri problemi economici che mi sta ascoltando deve capire che vengono o da situazioni karmiche, maledizioni lanciate, familiari. Andate a vedere un po' se nella vostra famiglia, andando indietro fin tanto, insomma, chiaro, fin dove è possibile sapere, se ci sono sempre stati questi problemi di soldi, perché potrebbe essere qualcosa di familiare. Quindi andiamo a fare il decreto di Raziel. Dello sblocco debiti karmici, blocchi, karma, ok? Karma e i debiti karmici. Oppure, magari sono cose che vi hanno detto in questa vita, cioè sin da piccoli, quelli quei soldi sono brutti, cattivi, diavoli, impestati, il denaro è solo per quelli zozzi, sporchi, maledetti. No. Specialmente poi nella nuova era. Figuriamoci. Con Nesara Gesara, tra l'altro, che è una cosa lunga. Andate a leggere cos'è. Nel mio sito, Nesara Gesara, nuovo sistema finanziario, eccetera, diretto anche proprio comunque da Saint Germain, Settimo Rangio, Nuova Era, quante ce ne sarebbero qua. Quindi qui potrebbe essere anche qualcosa che con cui siete cresciuti, ve l'hanno sempre detto, no? Eh no, l'abbondanza, te la meriti. Certo che sì. Attenzione, secondo me questo è molto il messaggio. Comunque se ti serve una mano, la devi chiedere. E poi abbiamo l'Arcangelo Gabriele. Allora, qui dice proprio che devi dare la nascita ai tuoi sogni e devi nutrire te stesso e gli altri. Tu puoi, cara anima, tu sei un'anima sprecata da quello che vedo qua, sprecata perché non dai il meglio. C'hai tanto qua da dare, tanto, tanto, però non lo dai. L'abbondanza ti scivola proprio dalle mani, cioè, come se uno avesse le mani bucate. Fatemi sapere poi nei commenti, eh. Però dice che devi dare la nascita ai tuoi sogni. Commentate, fatemi sapere qual è il sogno. Qui c'è da sistemare una credenza sbagliata, un karma familiare, qualcosa del genere. Questo devi sapere adesso tu. Questo progetto, questo sogno, questa cosa la puoi già cominciare a pensare di realizzarla, da quello che vedo qua, eh? Vediamo quale altro messaggio c'è per la lettura numero 3. Per la coccinella bianca. Deve parlare qua la coccinella bianca. Allora, vediamo cosa c'è da sapere qua. Lady Porzia, ordine divino. Fai quello che è giusto, cioè tu pensa cosa è giusto fare, lo devi pensare. Lei porta l'ordine divino in tutte le situazioni della tua vita, tutte. Ordine divino, giustizia divina. Se avete problemi legali, situazioni malsane, cose bloccate, burocrazie, ma soprattutto cose legali. Lady Porzia è la maestra ascesa che dovete invocare. La trovate anche nel raggio viola del Saint Germain. Andate a vedere la playlist I 7 raggi e 5 raggi occulti del mio canale. E trovate il settimo raggio viola. Troverete anche lei. Chi ha il libro lo troverà anche nel libro, eh. Poi dice che c'è una lezione importante che tu stai imparando. Quindi in realtà ecco perché dicevo karma. Probabilmente può essere anche qualcosa di karmico. Che comunque può essere anche risolto, perché tanto l'equilibrio universale va trovato prima o poi, eh. A forza di sbattere la testa sulle lezioni, prima o poi bisogna capirle, se no è inutile che ci candidiamo per l'ascensione. E poi, a proposito, c'è la scuola 5D, chi vuol fare lezioni personali, sessioni personali mensili, come già fanno in tanti, lo può fare, datele il mio sito, eh. Allora, questa lezione è importante, fai in modo però che non ti passi via, cara anima, devi essere concentrata, devi essere centrata, centrati, centratura qui e ora, calma, ferma, respira, centrati
Centratura è l'essere presente, senza fretta. Se tu senti che devi fare qualcosa perché è giusto, fallo. Qui ti dice lei di farlo. Quello che tu pensi che sia giusto, fallo. Grandissima maestra ascesa del raggio viola. Questo è uno dei miei oracoli, prossimi eventi oracolo. Chi vuole se lo può acquistare, nella descrizione del video trovate tutte le informazioni, tipo le tovagliette, gli oracoli, eh? Io lo ripeto sempre perché tanta gente comunque non l'ascolta, perché poi mi scrive dove posso comprare le cose, quindi vuol dire che non ascolta. Vediamo. Terza lettura. Cosa c'è da sapere adesso? Uno, due. Allora, un chiarimento, chiarirei con qualcuno, qualsiasi ambito, amore, lavoro, extra, un nuovo amore, inizio di una relazione, o sono tutte per te o comunque per qualcun altro, nel senso qui è chiaro che è un collettivo. Quindi, questo chiarimento, cara anima, è qualsiasi ambito, può essere l'amore, può essere a casa, può essere lì al lavoro, cose extra lavorative che fai, non so, magari vai in palestra o vai a fare beneficenza, non lo so, no? Tante cose. E questo nuovo amore, inizio di una nuova relazione. Quindi ben venga, insomma, a chi interessa, chiaro, perché se uno già sta bene così, non è per lui, no? Prendete solo quello che è per voi, perché qua si sta parlando probabilmente a qualcun altro che è all'ascolto, ok? Così funziona. Quando c'è un'energia collettiva, uno parla e poi arriva chi deve arrivare. Questo è chiaro? Cara anima, grazie mille, ascoltati anche altri video, magari nelle playlist, lasciami like al video, iscriviti al canale, io ricordo a tutti, chi vuole fare una domandina può farla su ko-fi.com, link in descrizione del video, fate una piccolissima donazione e vi rispondo a una domandina, veloce, precisa, mi raccomando mettete nome, data di nascita e la domandina. Poi ci sono i videoconsulti di wisio.com e altri videoconsulti anche su quintadimensionelletture.it, ma ci sono tanti servizi. Se non trovi qualcosa, mi scrivi, va bene? Se vuoi fare un semplice consulto, comunque una consultazione, una consulenza, c'è di diverso tempo, durata, eccetera, ci sono tante cose. Vai appunto sul mio sito e vai anche a leggere sotto il menu contenuti. Grazie mille, cara anima, ti aspetto presto qui su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie.